12 nuovi casi di contagio in provincia di Brindisi, che raggiunge quota 246. Fortunatamente nessun decesso. Numeri aggiornati a ieri pomeriggio e forniti dalla Regione Puglia. Fra i comuni più colpiti del territorio della provincia di Brindisi, Ostuni e Carovigno, il bilancio dei sindaci Cavallo e Lanzilotti. Emergenza Covid, l'attività del nucleo di polizia locale dell'amministrazione provinciale di Brindisi, particolare attenzione alla situazione sulla litoranea da Lendinuso a Savelletri, parla il responsabile Cosimo D'Angelo. Tempi duri per tutti, anche per i venditori ambulanti, la richiesta del presidente provinciale di FIVA Confcommercio Tommaso Attanasi. Pasqua con noi, simpatica iniziativa a San Michele Salentino, videomessaggi di auguri per far sentire a casa i cittadini fuori sede che non potranno rientrare per le festività. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione del telegiornale che apriamo con l'aggiornamento dei dati che riguardano i nuovi casi di contagio in Puglia. Per quanto riguarda la provincia di Brindisi sarebbero 12, questo ovviamente stando alle notizie fornite dalla Regione Puglia, il bollettino del 5 aprile. Sentiamo. Curva ancora in discesa anche in Regione Puglia, questo il bollettino di domenica 5 aprile, 77 nuovi casi su 1103 test per infezione da Covid-19, con la ripartizione che vede ancora Bari protagonista, 28 i casi nel capoluogo, 18 nella provincia di Foggia, 12 nella provincia di Brindisi, 9 nella BAT, 6 nella provincia di Lecce, 2 nella provincia di Taranto, 1 fuori regione, con un caso ancora da attribuire alla specifica provincia. Sono stati registrati 9 decessi purtroppo, 5 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce e 1 nella BAT. Dall'inizio dell'emergenza 20.080 i test, con la Puglia che ha 2.317 casi così divisi, 790 nella provincia di Bari, 564 in quella di Foggia, 368 nella provincia di Lecce, 246 nella provincia di Brindisi, 182 nella provincia di Taranto, 138 nella BAT, 24 fuori regione, 5 attribuzione della relativa provincia. Al contempo c'è anche da registrare l'aggiornamento per l'arrivo del materiale giunto dalla Protezione Civile, 68.000 bende monovele Montrasio non DP, 60.000 mascherine chirurgiche, 46.800 maschere FFP2 e KN95. Il materiale è stato trasportato ai depositi di transito con personale e mezzi dell'esercito per l'immediata distribuzione alle strutture sanitarie di Protezione Civile pugliesi. Lo ha comunicato il dirigente della Protezione Civile regionale Mario Lerario. Massima comunque l'attenzione, saranno importanti i prossimi giorni per capire se l'andamento della curva è realmente in discesa in Puglia, ma al contempo da parte di tutti i cittadini l'invito è sempre lo stesso, di restare a casa così come arriva dai vertici regionali, solo così si può battere il Covid-19. Dei casi complessivi che riguardano il territorio provinciale di Brindisi, 55 dati aggiornati a sabato scorso, si riferiscono al comune di Ostuni e ci colleghiamo subito con il sindaco della Città Bianca, Guglielmo Cavallo, al quale chiediamo intanto conferma di questo dato e poi cerchiamo di capire qual è la situazione anche sotto il profilo dei controlli e del rispetto delle regole da parte dei cittadini. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. La situazione è questa, abbiamo un alto numero di contagi, molti sono asintomatici, il risultato è molto alto perché abbiamo avuto diversi tamponi eseguiti nel villaggio SOS di Ostuni che hanno dato esito positivo in tutti i casi asintomatici e altri tamponi sempre di asintomatici sono stati fatti in occasione di altri contagi all'interno di nuclei familiari. Gli ospedalizzati sono relativamente pochi rispetto al numero dei contagiati, ma certo è che questo virus cammina attraverso la città in maniera inconsapevole per gli altri, per i cittadini, ed è questo il motivo per cui sempre di più bisogna restare a casa, quindi evitare il più possibile di uscire, cercare di andare a fare la spesa una volta alla settimana e una persona per volta. E andare a fare i lavori in campagna solo se strettamente indispensabile, solo per far
fronte all'altra piaga che è la xylella. Quindi solo per dare attuazione alle misure, alle cosiddette buone pratiche in agricoltura per combattere la xylella. Queste sono le Sindaco, ci raccolte che conferma che facciamo. attualmente i casi sono 55 o ci sono aggiornamenti rispetto a questo numero? Noi abbiamo gli aggiornamenti nel pomeriggio, durante la mattinata raccogliamo qualche informazione soltanto se ci chiamano i diretti interessati, quindi nel pomeriggio daremo ufficialmente il nuovo numero. Era prevista la chiusura di due reparti dell'ospedale di Ostuni a partire da oggi. Ci sono novità su questo fronte? E la chiusura dei reparti era quelli di ortopedia e chirurgia, secondo Esatto. quanto il direttore generale, dottor Pasqualone, ha detto nell'assemblea dei sindaci di venerdì scorso. Questa chiusura è di carattere temporaneo e serve ad ammodernare i reparti che avevano bisogno di un intervento. E serve anche a rinforzare la chirurgia di Francavilla, che sta accogliendo anche quella di Brindisi, perché come sapete anche il Perdino ha dovuto chiudere temporaneamente il reparto. Dal punto di vista del rispetto delle regole, come si stanno Dottor comportando i Fancioso, che in cittadini di una nota Ostuni? commentano la decisione del direttore generale Ma dell'ASL, io, Giuseppe come ho detto Pasqualone, prima, il che ha emanato una contagio disposizione che che, sta avvenendo sempre a su Ostuni, è parere dei molto consiglieri in questione, decreterebbe. dovuto agli asintomatici, per cui inconsapevolmente si porta in giro il virus. Questo deve spingere tutti ad essere molto prudenti, anche se uno si sente bene. Deve uscire il meno possibile, deve uscire con le mascherine, deve uscire con i guanti. Sono state già elevate un centinaio di sanzioni a chi non ha rispettato le regole dettate dai vari decreti e dalle varie ordinanze. Bisogna fare di più, bisogna essere più seri e più severi con se stessi, ma per il bene di tutti, per il bene di tutti. Grazie Sindaco, le auguriamo buon lavoro. Anche a voi, buon lavoro. E dopo aver sentito qual è la situazione nel comune di Ostuni con il collegamento con il sindaco Guglielmo Cavallo, ora ci spostiamo nel vicino comune di Carovigno e ci colleghiamo con il video con il sindaco Massimo Lanzilotti, al quale chiediamo quali sono gli aggiornamenti relativi al suo comune, quanti sono ad oggi i contagi, quanti sono i decessi, un numero abbastanza alto rispetto a quello del resto del territorio provinciale. È una situazione abbastanza delicata quella del comune di Carovigno. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi registriamo sempre 28 casi, sempre da nostre ricostruzioni, perché purtroppo abbiamo tutti i sindaci della provincia un difetto di comunicazione con la prefettura e il dipartimento, e quindi i dati siamo costretti a ricostruirli in maniera puntuale per quello che riusciamo a fare, chiamando direttamente le famiglie o i diretti interessati. Sì, in provincia registriamo. Rispetto alla provincia abbiamo registrato un numero elevato di decessi, ben 6 persone giovani e meno giovani con patologie e purtroppo in alcuni casi anche senza patologie pregresse. È un dato che ci fa riflettere sicuramente, che ci deve sicuramente non far abbassare la guardia. Più volte lei ha chiesto aiuto, lo ha fatto sottoscrivendo una lettera insieme ai suoi colleghi, agli altri sindaci del territorio, lo ha fatto anche personalmente. È migliorata la situazione da quando ha palesato, quale fosse proprio la situazione del comune di Carovigno? Sì, decisamente, anche perché ho avuto modo di essere in videoconferenza con la prefettura, diciamo come comune, come sindaco singolarmente, insieme al direttore dell'ASL, ai comandanti provinciali di Guardia di Finanza e Carabinieri. Il territorio di Carovigno è stato oggetto di numerosi controlli, anche se sono previsti anche controlli in questa settimana, così come è stato deciso insieme al questore di coprire l'intera provincia, con un occhio di riguardo anche al comune di Carovigno, ma devo dire che la situazione è nettamente migliorata, diciamo che le persone responsabilmente rimangono a casa ed escono per lo stretto necessario, e penso che è questo che qualche sacrificio ancora che dobbiamo fare per un brevissimo periodo di tempo per riuscire, per tornare, si spera, tra virgolette, alla normalità quanto prima possibile.
Per quanto riguarda invece le persone che hanno difficoltà di natura economica in questo periodo particolarmente delicato, come vi state organizzando con l'assessorato ai servizi sociali? Sì, abbiamo subito con delibera di giunta approvato sia gli schemi per le manifestazioni di interesse per gli esercenti che ci hanno dato la disponibilità per ricevere i buoni, e questo è già scaduto sabato. Abbiamo predisposto un elenco, devo dire che i commercianti hanno risposto abbastanza positivamente, quasi tutti hanno aderito a questa iniziativa. Per le domande che stiamo facendo fare alle famiglie in difficoltà abbiamo raggiunto numeri importanti. Fino alla giornata di venerdì pomeriggio abbiamo raccolto 300 domande per una platea di componenti del nucleo familiare intorno ai 1100, quindi sono numeri importanti che fanno riflettere, però le domande vanno anche controllate da parte dell'ufficio, ma i numeri purtroppo non mentono e ci dicono che la situazione e le difficoltà economiche anche nella nostra città sono notevoli. Sindaco, un'ultima domanda. Ovviamente gestire questa situazione non è semplice per nessuno. Qual è l'aspetto più critico, il problema maggiore di gestione per un sindaco in questo momento? Beh, diciamo sono un po' tutti legati e concatenati. A partire da quello della comunicazione, sicuramente il non ricevere dati ufficiali e dover comunicare un qualcosa che di ufficiale non è diventa molto, molto complicato. Ecco perché purtroppo diciamo, noi sin da subito insieme al mio staff ci siamo attivati per sentire direttamente le famiglie e i diretti interessati per avere una ricostruzione puntuale sul territorio. Non da meno sono le difficoltà, gli stati di bisogno, le famiglie in difficoltà che purtroppo a causa del Covid-19 hanno perso il lavoro o non stanno lavorando. Nel nostro territorio, ad esempio, già i lavoratori stagionali, i villaggi avevano già avviato le proprie strutture e quindi avevano già iniziato a lavorare e ad oggi si ritrovano a casa, quindi questo è un problema serio. Su tutti poi, da parte nostra, vi deve essere la consapevolezza che ci sono famiglie che non chiedono, ci sono famiglie che si vergognano, quindi questo è forse il compito più difficile di un sindaco e di un assessorato ai servizi sociali, cioè andare a scovare quelle persone che effettivamente hanno in questo momento di difficoltà, hanno bisogno di aiuto, ma che non vengono a chiedere. Quindi questo è un problema che stiamo affrontando anche insieme alla parrocchia e ai tre sacerdoti di Carolina. Grazie sindaco, anche a lei auguriamo buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Dunque questa è la situazione nei comuni di Ostuni e Carovigno. A Mesagne invece continua la distribuzione di beni alimentari di prima necessità presso i locali dell'ex pretura. La gestione del servizio garantita dai volontari dell'Auser è supportata dal comune mediante la destinazione di risorse aggiuntive utili a riscontrare i maggiori bisogni rilevati in questa fase di emergenza sanitaria. L'iniziativa riceve il contributo della recente campagna di sostegno Carrello Amico promossa dall'amministrazione comunale. In collaborazione con la consulta cittadina, ambiente, attività sociosanitaria ed assistenziali, supermercati e le attività commerciali che aderiscono a questo progetto. Saranno distribuiti anche i prodotti donati dalla Ollus Puglia per la Vita, la fondazione costituita da Massimo Ferrarese e Albano Carrisi. Un autista dell'ente effettuerà la consegna presso le abitazioni delle persone a maggiore rischio di contagio e di coloro che non possono spostarsi dalle proprie abitazioni neppure per i motivi che sono consentiti. Alcune unità del comando di polizia locale e dell'ufficio servizi sociali coadiuveranno le attività per garantirne la celerità ed il rispetto delle prescrizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19. La linea va ora alla regia, tra poco per la seconda parte del telegiornale. In virtù dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, sono giorni di grande lavoro anche per la polizia locale dell'amministrazione provinciale di Brindisi. Pattuglie in tutto il territorio per svolgere diverse mansioni. Cerchiamo di capire meglio quali di queste mansioni con il responsabile Cosimo D'Angelo che abbiamo in collegamento. Buongiorno. Buongiorno a te Anna e ai telespettatori di Studio 100.
Allora, possiamo fare un bilancio dell'attività svolta dal 30 marzo al 3 aprile? Con quanti uomini avete operato sul territorio provinciale e raggiungendo quali risultati? Il nostro è un nucleo, quindi siamo pochissimi. Ciò che rimane dopo la Delrio, la legge Delrio che riordinava le funzioni delle province. E quindi siamo rimasti in quattro. In quattro stiamo, perché uno è andato in pensione da qualche giorno fa. In quattro abbiamo garantito una presenza su tutto il territorio provinciale e quindi oltre a svolgere il ruolo che è proprio del nucleo, cioè ovvero ambiente e tutela del patrimonio dell'amministrazione provinciale, abbiamo svolto anche questo ruolo fondamentale di contrasto alla diffusione dell'epidemia del Covid-19. Devo dire che abbiamo avuto dei buoni risultati, perché siamo riusciti a coprire con grande sacrificio anche tutto il territorio provinciale. Abbiamo fermato e identificato diverse persone, abbiamo verificato che la loro autocertificazione fosse valida e vera, e questo ci ha permesso di essere presenti e di dare il nostro contributo. In linea di massima, i cittadini del territorio provinciale stanno rispettando le regole o tendono ancora a trasgredirle? Guarda, diciamo che il polso della situazione che ci è stato dato, che abbiamo avuto la possibilità di verificare, è che salvo qualche realtà strana, come per esempio in questo momento mi viene la borgata di Serranova, dove abbiamo trovato delle persone che obiettivamente stavano facendo molto poco, non avevano i requisiti per poter uscire da casa, quindi salvo o qualche situazione particolare di sovraffollamento vicino a qualche farmacia o al negozio di generi alimentari, come abbiamo trovato su San Pietro Vermotico o su San Pancrazio Sanettino, diciamo che in linea di massima abbiamo verificato un sostanziale rispetto delle prescrizioni, e tra l'altro è confermato anche dai dati epidemiologici di questi giorni, perché vediamo che un aumento leggero, costante, ma molto, molto leggero rispetto invece a quello alle notizie che ci pervengono da altre situazioni, da altre regioni. Un'ultima domanda, Cosimo D'Angelo, intanto è arrivata la primavera, si avvicina il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo, e quindi avete anche intensificato i controlli nelle marine, da Lendinuso a Savelletri, e lo farete anche in questi giorni? Certo, saremo molto presenti. Abbiamo l'obbligo di verificare soprattutto le marine e le seconde case, in modo da garantire e tranquillizzare i cittadini, un po' per una presenza maggiore delle forze dell'ordine in quelle zone, notoriamente non particolarmente vigilate, e molto anche al fine di far rispettare queste benedette prescrizioni, perché non possiamo permetterci di vanificare tutti i sacrifici che sono stati fatti fino ad oggi. Grazie, grazie per il suo contributo e buon lavoro. Grazie a te. Grazie, grazie, buon lavoro a voi. Una notizia già anticipata in qualche maniera nelle edizioni dei giorni scorsi del telegiornale, perché in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo, le navi battenti bandiera italiana, comprese le navi da crociera, sono costrette, obbligate a rientrare nei porti nazionali di riferimento. E così, per quanto riguarda Brindisi, è arrivata ieri la Costa Fortuna e nei prossimi giorni arriverà invece Costa Vittoria. Vediamo le immagini di Alessandro Colavito. La nave da crociera è attraccata alla diga di Punta Riso ed si è fermata dopo il ritorno di una crociera partita da Singapore, quindi oltre 14 giorni di navigazione, a bordo soltanto il personale. Quindi non ci saranno contatti con la città, non c'è pericolo di contagio. Questa mattina a bordo di Italia
taxi, appunto il personale a bordo, l'equipaggio ha potuto effettuare i necessari spostamenti, tutto in assoluta sicurezza, così come già commentato, così come già anticipato nei giorni scorsi sia dall'autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, ma anche dalla capitaneria di porto di Brindisi. Ripetiamo, le immagini sono state girate questa mattina dal nostro Alessandro Colavito. Sono tempi duri anche per i venditori ambulanti. La richiesta del presidente provinciale della FIVA Commercio, Tommaso Attanasi, che abbiamo intervistato. Sentiamo che cosa chieda. Anche in provincia di Brindisi i venditori ambulanti stanno vivendo una situazione drammatica che mette a repentaglio la prosecuzione dell'attività anche quando l'emergenza sanitaria sarà terminata. Nell'immediato il problema più grave da risolvere, peraltro comune a chiunque faccia impresa, è quello della mancanza di liquidità che non consente agli ambulanti neanche di assicurare il sostentamento delle proprie famiglie. La FIVA Confcommercio inoltre, attraverso il coordinatore provinciale Tommaso Attanasi e il presidente provinciale Mario Donatiello, chiede con forza la sospensione o l'azzeramento dei pagamenti di TOSAP, COSAP e TARI per l'intero anno 2020. E noi come associazione Confcommercio abbiamo chiesto a livello nazionale, interloquendo con il vice ministro Castelli dello sviluppo economico, abbiamo fatto delle richieste importanti per la categoria. Uno riguarda la sospensione e addirittura l'azzeramento dei tributi locali che riguarderebbero l'occupazione del suolo pubblico, TOSAP, COSAP e TARI, per tutta l'annualità 2020. Tra l'altro questo è già previsto dalla legge di bilancio, la 160, l'ultima legge di bilancio, dove il comma 843 chiede, diciamo, recita testualmente, i comuni possono azzerare totalmente queste tasse e quindi utilizzare queste risorse, riutilizzare le risorse. E ai tempi del coronavirus cambia anche la scuola, il sistema scolastico, ed avviene anche in Puglia. Docenti e studenti alle prese quotidianamente con le video lezioni. Uno degli argomenti che sono stati approfonditi nel corso di un'intervista realizzata dal direttore Walter Baldacconi e alla dottoressa Anna Cammalleri, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Abbiamo in collegamento il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, la dottoressa Anna Cammalleri, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti, buongiorno. E allora, una fase particolare quella che la scuola italiana e quella pugliese naturalmente vivono, con il coronavirus che, insomma, ha danneggiato questo anno scolastico, ma hashtag io resto a casa significa anche lavorare per la scuola, per l'apprendimento. Ecco, come la Puglia vive questa fase? Sì, la scuola in realtà si è trovata coinvolta come ognuno di noi, come tanti sistemi organizzati, come gli enti, come tutti, tenendo conto che la scuola è un mondo complesso perché è costituito solo per la Puglia da più di 500.000 alunni, 200.000 docenti, circa 600 scuole, quindi è un mondo, personale ATA, insomma è un mondo complesso. Ha reagito riuscendo a fare anche in maniera molto zippata una formazione nella capacità di utilizzare anche gli strumenti che rendono possibile l'apprendimento a distanza e quindi entrare nelle case degli alunni piuttosto che gli alunni entrare nella casa della scuola e quindi riuscire a contattarli. E tra l'altro dobbiamo dire che il sito dell'Ufficio Scolastico Regionale è molto attivo, lo consiglio a tutti, con un impegno che leggiamo: gli uffici non chiudono, assicuriamo lo svolgimento dell'attività amministrativa in via ordinaria attraverso il lavoro a distanza. Viene spiegato, e bene, che tipo di lavoro si sta assicurando ai tantissimi studenti che fra poco affronteranno la fine dell'anno, che è una parte cruciale. Ecco, cosa si sente di dire agli studenti ma anche ai docenti pugliesi? Intanto, diciamo, quel sito
è quella pagina che lei ha citato, serve anche per dire a tutti i dirigenti scolastici, a tutti, contattateci quando potete, in inizio c'è scritto anche di contattare direttamente i dirigenti sui loro cellulari. Noi abbiamo un'apertura fisica parziale e abbiamo un contatto continuo su tutte le giornate della settimana. Quella attenzione ha due direttrici come la scuola, una direttrice gestionale: la scuola non si ferma perché sta chiudendo le procedure dell'anno scolastico in corso e sta anche alimentando le procedure del prossimo anno scolastico. Ed ora l'attività svolta sul territorio provinciale dai carabinieri, sentiamo. I carabinieri della stazione di Oria hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne del posto per furto aggravato. L'uomo ha rubato generi alimentari dagli scaffali di un supermercato, nascondendoli in uno zaino, ma dopo aver superato la cassa senza pagare la merce, è stato fermato dai militari all'uscita dell'esercizio commerciale. La merce è stata restituita al direttore del supermercato. Il 57enne invece, già arrestato il 9 novembre 2018 per lo stesso reato, è stato condotto nella sua abitazione a regime di arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria. A Brindisi invece i carabinieri, al termine di una serie di accertamenti, hanno denunciato a piede libero per furto e appropriazione indebita un 42enne e un 43enne, entrambi di Catania, rispettivamente legale rappresentante e presidente di una società con sede legale a Catania, attiva nella formazione online per studenti universitari. In particolare l'associazione ha ricevuto la somma di quasi 2.400 euro da un cinquantenne di Brindisi per un corso da far frequentare alla figlia, negando poi la restituzione dell'importo riscosso nel momento in cui è stato esercitato il diritto di recesso, peraltro nei termini previsti. L'uomo ha così sporto denuncia querela ai carabinieri della stazione di Brindisi Casale contro la società, che ha anche prelevato l'importo di 244 euro dal conto corrente della vittima. Ed ora concludiamo con una simpatica iniziativa in vista della Pasqua, perché l'amministrazione comunale e l'ufficio comunicazione di San Michele Salentino organizzano l'iniziativa Pasqua con noi, riservata ai cittadini che si trovano per motivi di lavoro o di studio in Italia e all'estero, impossibilitati a raggiungere la loro famiglia per festeggiare la Santa Pasqua come tradizione vuole. Per sentirsi più vicini nonostante la distanza, chi intende prendere parte a questa iniziativa può inviare un videomessaggio di auguri rivolto ai propri membri della famiglia della durata massima di 15 secondi. C'è un numero telefonico da poter utilizzare al quale inviare entro le ore 20 di sabato 11 aprile il proprio contributo, ed è il 328 67 53 490. Lo ripetiamo: 328 67 53 490. I videomessaggi saranno pubblicati domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, sulla pagina Facebook del Comune di San Michele Salentino e sul canale YouTube. E poi bisogna mettere in allegato al videomessaggio il nome, cognome e la città di residenza attuale. I contributi video, fanno sapere dal comune, dovranno pervenire da persone che abbiano compiuto 18 anni e non dovranno contenere ovviamente offese, volgarità, informazioni false ed inesatte, pena ovviamente l'esclusione da questa simpatica iniziativa. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, ha curato la parte tecnica Alessandro Colavito. Grazie per la cortese attenzione, arrivederci e buon proseguimento di serata.